Nemmeno fosse un orologio, la dieta primavera comincia a diventare un chiodo fisso per molti italiani. E allora via con soluzioni fai da te o diete prestate dall'amico dell'amico, meglio se di moda. Ma è tutto relativo perché, come sempre, se a una buona alimentazione non abbiniamo una corretta e costante attività fisica, è praticamente tutto inutile. Tra le tante, ce n'è una che resta tra le più sane, è la dieta mediterranea. La dieta mediterranea purtroppo molte persone non sanno quale veramente sia. È nata da uno studio su sette nazioni e quella che è emersa la migliore è quella di Creta, non l'italiana come molti pensano. E la dieta mediterranea di Creta si avvicina moltissimo alla dieta zona perché prevede l'utilizzo di carni magre, pesce, molta frutta, verdure e abbondante olio d'oliva. Tutto il resto è arrivato dopo e ci sono infiltrazioni non lecite Alla fine la gente è convinta di mangiare mediterraneo mangiando quello che mangiava da piccolo, ma non è verità. La dieta zona è molto più vicina alla dieta mediterranea originale di molte altre diete alle quali vengono paragonate. Ecco gli errori da non fare. Saltare la colazione, fare un pranzo in fretta e abbuffarsi la sera. L'altro errore, peraltro confermato, mai confermato da ricerche scientifiche, è che si tende a fare una dieta di tipo dissociato, dissociare le proteine dai carboidrati a pranzo e cena. La zona invece permette, bilanciando i nutrienti, di avere un controllo ormonale e tenere poi alla fine l'infiammazione dei binari giusti per evitare che aumenti, cosa che sta succedendo purtroppo, l'incidenza di patologie di vari tipi. A Padova è arrivato un vero e proprio guru delle diete. Questo signore dalla faccia simpatica, americano di Long Beach, è un biochimico statunitense, ma soprattutto è l'ideatore della famosa dieta a zona, tanto apprezzata anche da molte star. Avete già sentito parlare della dieta zona? Quali sono i risultati che essa garantisce? Garantisce una migliore salute dal punto di vista metabolico, migliore salute dal punto di vista cardiovascolare, ma anche neurologico. Quindi, se volete avere un corpo migliore, un cuore migliore, una mente migliore, seguite la dieta zona.